Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti ed hai rivelato ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lodato Gesù Cristo. Oggi è la festa di San Francesco, che ci insegna come noi possiamo essere santi, santi nel senso orientale del termine, che vuol dire somiglianti, somigliantissimi a Gesù. E noi siamo chiamati ad essere proprio simili al Signore, ad essere un'immagine viva del volto di Gesù. Gesù nel Vangelo parla delle cose nascoste ai sapienti e ai dotti e rivelate ai piccoli, ai semplici. Tra queste cose, non ben precisate, ma noi sappiamo che si tratta degli insegnamenti del Vangelo, c'è una cosa speciale che noi onoriamo in questa Santa Messa, che è il volto del Signore Gesù. Certamente questo volto è nascosto a chi si ritiene sapiente, cioè alle persone che sono superbe di cuore e di mente. E invece è rivelato proprio ai piccoli, cioè alle persone che sono umili di cuore e di spirito. Il volto dei superbi è solitamente un volto duro, un volto sprezzante. Il volto degli umili è sempre un volto dolce, un volto gioioso. Vogliamo contemplarlo in San Francesco questa sera. Anzitutto Francesco dal volto umile. San Francesco aveva questo volto di Gesù che ispirava umiltà, serenità, dolcezza e pace. Il suo augurio famoso che conosciamo, pace e bene, prima che a parole era espresso col viso, con un volto tranquillo, buono, sereno, umile. È il volto tipico di quelle persone che ascoltano il Vangelo, che seguono Gesù e per le quali Gesù loda e ringrazia il Padre Celeste. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Nel Vangelo Gesù parla delle persone umili come fossero un dono a lui del Padre suo. Sono state date a me dal Padre mio, dice Gesù in un passo del Vangelo, queste anime. Il dono è certamente una cosa che deve far piacere alla persona che riceve il dono, a cui facciamo un dono. E anche San Francesco è un dono che il Padre ha fatto a Gesù, perché è un dono piacevolissimo per Gesù, e Gesù si rispecchia e si riconosce perfettamente nell'umiltà di San Francesco. Gesù vede perfettamente se stesso, si riflette in lui, in San Francesco, come Gesù sempre più ogni giorno. Dunque San Francesco è un dono del Padre a Gesù come suo, diciamo, sosia, gemello perfetto, coppia perfetta in senso spirituale. Ma è un dono anche alla Chiesa, è un dono anche per noi, per aiutarci, per guidarci nel cammino della nostra santità, che significa cammino di identificazione in Gesù, in similitudine di Gesù. Santi saremo se saremo simili, similari al Signore, come San Francesco. San Francesco, oltre che umile e quindi veramente simile a Gesù, era povero, ha voluto essere povero. Padre Celeste ha potuto fare questo dono di Francesco alla Chiesa, a Gesù e alla Chiesa, proprio perché Francesco è riuscito a rinunciare alla paternità terrena, quello di suo padre.
suo padre lo voleva legato al suo lavoro materiale nella bottega dei tessuti, ad Assisi lo voleva legato ai suoi beni e alla sua eredità. Francesco si è spogliato, anche fisicamente, davanti al vescovo di Assisi, di questo padre terreno e delle sue cose materiali, persino dei vestiti, per essere solo figlio del Padre Celeste, in piena nudità e povertà, tutto abbandonato all'amore e alla provvidenza del Padre nostro. Il frate Leone ha spiato San Francesco in un momento in cui era in estasi e sentiva che Francesco diceva e continuava a ripetere «Mio Dio e mio tutto». Ecco, la sua povertà non era una penuria umana, era una pienezza. «Mio Dio e mio tutto», povero di tutto, ma ricco di Dio, quindi ricco del tutto che è Dio. San Francesco, povero, era ricco di Dio. Ecco perché la sua povertà estrema lo rendeva veramente poi generoso, servizievole, caritatevole con tutti, al massimo un grado anche eroico, come quando incontra e abbraccia un lebbroso. Era una povertà non negativa, nel senso di triste ed egoista, ma era una povertà positiva, perché era frutto di una donazione completa agli altri, di una piena soddisfazione nel suo essere caritatevole con tutti. Quindi era una povertà feconda di evangelizzazione, di apostolato, di misericordia, di pietà per i fratelli. San Francesco aveva la stessa povertà generosissima e ricchissima di Gesù. Francesco anche lieto, abbiamo visto l'umile, il povero Francesco, ma anche il gioioso Francesco. La sua letizia era per ogni creatura, nelle quali sapeva veramente cantare la bellezza del creato, del creatore, sapeva vedere le meraviglie del creatore, la bontà del Padre Celeste, al punto di chiamare ogni cosa, ogni animale, ogni persona col nome di fratello e di sorella. La letizia della fraternità universale era nel suo cuore, un cuore quindi sempre allegro, un volto sempre sorridente, che sapeva anche sorridere a sorella morte corporale. Ma questa letizia creaturale Francesco l'ha portata fino ad essere perfetta letizia quando contemplava Gesù crocifisso e immedesimava se stesso in Gesù crocifisso, addirittura con le sante stigmate, dono di Dio che lo rendeva perfettamente simile a lui sulla croce. Tutte le sofferenze, le persecuzioni, le prove, le difficoltà per Francesco erano il modo migliore per unirsi a Gesù crocifisso e sofferente, per identificarsi in Gesù con perfetta letizia di cuore e avere la forza di portare la croce dietro a Gesù come un giogo dolce, un carico leggero, trovando ristoro e tranquillità nel cuore mite e umile del Signore. San Francesco quindi c'è maestro nel metterci in stato di letizia ogni volta proprio che siamo stanchi, oppressi, perseguitati e malati. Lui ha veramente imparato da Gesù come sorridere a persone cattive, a disgrazie, come guardare serenamente ai dolori, alle malattie, a tutto ciò che ci fa male o che ci sembra male. Questo guardare sorridente e questo volto gioioso di San Francesco possono veramente cambiare le persone, migliorare il mondo, rasserenare e fraternizzare gli uomini, soccorrere e aiutare i poveri, servire e beneficare tutti, tutti gli uomini, ma col sorriso però, come perfetta letizia di essere servi di Dio e servi del prossimo. Mentre con la Chiesa continuiamo a stupirci di questo grande santo, che è davvero simile al Signore, quasi come una coppia perfetta, vediamo anche noi di imitare questo perfetto volto di Cristo in Lui, diventando un po' più francescani. Francescani nell'umiltà, nella povertà, nella letizia, per ritrovarci così ed essere veramente più veri e coerenti cristiani.